intanto questo è una chiesa, un santuario molto importante, perché questo è il santuario mariano più grande del Salento. Quindi è una chiesa molto molto interessante, molto bella, vedremo anche internamente. Però ci sono alcuni aspetti interessanti che bisogna guardare sempre su quello che vi avevo detto prima. Questo è uno stile rinascimentale molto tardo, siamo alla fine del Cinquecento. È quasi un neoclassico, però è rinascimentale. Siamo alla fine del Cinquecento. Allora, considerate una cosa. Nel Salento, tra gli anni 60 e la fine del 500, tra gli anni 60 e il 500 e la fine, troviamo una quantità industriale di miracoli. Non c'è un paese che non abbia un miracolo legato principalmente alla Madonna. Un'apparizione, un miracolo della Madonna che ha fatto nevicare, quindi la Madonna della neve, oppure la Madonna del terremoto che ha difeso il paese dal terremoto, sono tutti dello stesso periodo. Bisogna guardarlo in rapporto a quello che avevo detto prima. Siamo nel periodo pari pari dopo la Controriforma. Iniziano ad arrivare in terra d'Otranto, soprattutto ad Otranto, attraverso l'arcivescovo di Otranto, i dettami della Controriforma, le imposizioni. E il territorio, stranamente, nel territorio nascono tutti questi miracoli. Come mai? È abbastanza semplice. È la popolazione che si dimostra legatissima alla cultura cattolica. E quindi, da un punto di vista culturale, esplode una vera e propria religiosità. E quindi noi troviamo in ogni paese un miracolo. E infatti questa chiesa nasce a seguito di un miracolo, dell'apparizione della Madonna. Nel 1567, questa perché adesso scenderemo e vedremo che c'è la grotta, perché questo, secondo la tradizione, non è una leggenda, perché il personaggio è vissuto veramente, c'è attestato anche dai documenti. In questa zona, che c'era un'altra chiesetta prima, questo probabilmente era un casale, che lo chiamano Cacorso. E qui. Ma Cacorso vuol dire casale in greco? No, no, era il nome del casale probabilmente. Casale significa un paese con poche case sparse, che poi nei secoli è andato perso. È rimasta la testimonianza di una chiesa, di una vecchia chiesa, e di quella che è una grotta, ma probabilmente era una cripta. E quindi è apparsa la Madonna a questo contadino, e con il ritrovamento del dipinto bizantineggiante che vedremo giù. E a seguito di questo miracolo la popolazione piano piano ha iniziato a finanziare la costruzione della nuova chiesa e del monastero. Questa è una cosa storica, è esattamente quello che vi dicevo. Cioè, il Salento, essendo la terra per l'Oriente, è il luogo di passaggio delle vie di pellegrinaggio. Quella che noi chiamiamo via Francigena in realtà si fermava a Roma, poi adesso vengono chiamate tutte vie Francigena. Questa era la via Appia, Traiano, Calabra, che partiva da Roma e arrivava a Brindisi, poi da Brindisi partiva la Calabra che arrivava a Otranto, e la Calabra era quella che passava da Carpignano. Quindi nel periodo romano ci si imbarcava soprattutto da Brindisi, la via Appia. Nel periodo medievale Otranto prende il posto di Brindisi, dal punto di vista religioso soprattutto, ma anche politico. E quindi queste sono le vie di pellegrinaggio per eccellenza. Noi siamo abituati per esempio a pensare a Santiago oggi, ma io vi assicuro che nel Medioevo questa è molto più importante di Santiago, perché collegava Roma, anzi collegava Canterbury a Gerusalemme. Quindi passando attraverso i due luoghi per eccellenza della cristianità, cioè Roma, Gerusalemme, attraverso Costantinopoli, la nuova Roma, attraverso la via Ignazia, che partiva dall'Illiria. Quindi a Otranto ci si imbarcava o per la via Ignazia, di fronte in Illiria, oppure direttamente per Costantinopoli o per Gerusalemme. Naturalmente possiamo immaginare come questa in origine fosse molto più vicina a quella che vedremo a Santa Cristina dal punto di vista proprio strutturale. Poi nel Cinquecento da una grotta abbozzata, in realtà è stata proprio ammodernizzata, insomma, con uno stile rinascimentale, vedete il colonnato, le volte. Quello che rimane della tradizione del ritrovamento
dell'immagine di Maria, insomma, è quella che vediamo. Qui si vede come doveva essere più verso l'origine, insomma, anche per questo bisogna rimanere chiaramente. Naturalmente questa non è bizantina, è bizantineggiante, cioè nel senso è molto tarda, cioè vedremo la differenza rispetto a Santa Cristina, quelli sono affreschi bizantini. Siamo nel X, XI, XII secolo. Qui siamo nel massimo proprio nella seconda metà del 400, se non del 500. Il miracolo è avvenuto qui con il ritrovamento anche dell'immagine di Maria. La Madonna delle Grotte. Della grotta. Molto bello, perché questa veramente sembra un ambiente poi quasi ortodosso, no? Come